Allora, guarda, male che vai il sushi, insomma, alla fine sti brontosauri che no, tutti quanti lasciavano perdere, dice, guarda, io ma vammo riamma, e sti brontosauri erano rimasti da soli. Questi brontosauri che avevano veramente rotti sulla terra, a un certo punto, vedi, tante volte qua c'è grandissima giustizia, e c'erano le meteore che giravano nello spazio, queste meteore che andavano e venivano, una meteora lì mortale, sti brontosauri, ecco, guarda qua la meteora, voi vedete che mo c'è via, qua la fortuna che c'avemo. E se la so tirata, perché questa infatti gira, gira, casca al cetriolo, dove va a finire? Sulla terra. E dove? Nel Golfo del Messico. Il Messico non c'aveva il Golfo, perché non gli serviva. Dice, c'era, era uno piccolo, un golfino, dice, noi alla sera c'è, basta, che al Messico c'ho callo, che cosa ci facciamo? Se sono troppo scientifico, ditemelo, insomma. E così con questa botta di questo gran fiore, di questo meteoro enorme, un meteorite di una grandezza 12 km di diametro, di diametro, 12 km, ma quanto è grosso il brontosauro? Madonna, Dio, cori, va a levare i panni, che se no, un macello, ha fatto un macello, questo meteorite di 12 km ha fatto un macello sulla Terra, è andato nel Golfo del Messico, ha fatto un buco, un cratere largo quasi 260 km. Ma tu te rendi conto? Dice, ma che ha fatto? Che ha fatto? Innanzitutto ha sollevato il mare per altri 300-400 metri, un'onda anomala che aiuto con i cuori. La protezione civile dice, guardi, noi i telefoni erano intasati, non sapevamo, andanna. E i roulotte che portavamo galleggiavano, dice, guardi, un macello, signora mia, non sapevamo dove fare. E il sindaco dice, io mi dimetto prima che mi dimetto, insomma. Un macello, un macello, un macello. L'assessore si sono dati a gambe, dice, guardi, io veramente caso, voto Lega. Insomma, non c'era più nessuno in giro. E il maremoto, ci fu il maremoto, poi ci fu il terremoto, poi chiaramente il sole si oscurò, questo meteorite esplose producendo con l'acqua un gas letale. Letarono tutti, morirono tutti come sorci, anzi forse gli sorci erano gli unici che si salvarono, perché scavando i buchi nella terra, i rettili si salvarono. I rettili e i ratti si salvarono e fecero un buco, un sorcio, fece un bucone, dice, a me una specie di talpa lì, proprio per farci passare poi l'alta velocità. Comunque, fatto sta che fece sto bucone e si salvò. E tutto, una grande nube coprì il sole, la terra si spostò d'asse per la botta, perché era prima dritta, la terra era dritta, andava a piombo prima, era perfetta. E il muratore diceva, oh, no, toccate, fatela seccare così, questa è perfetta. Invece l'asse adesso è storto e la terra gira a cazzo di cane, infatti ogni tanto fanno zompo. Perché è fuori asse? Comunque, fatto sta che quel botto ancora ce lo ricordiamo. Ancora paghiamo lo scotto di quel botto, perché dopo che il sole si oscurò, i raggi solari non penetrarono la terra diventò troppo fredda e lì nacque l'era glaciale 1. Poi ci fu l'era glaciale 2 e poi l'era glaciale 3 e tutti dissero era meglio l'era glaciale 1. Comunque, pian piano questa nube tossica si diradò e permise ai raggi solari di penetrare sul manto terrestre e il suolo terrestre si incominciò a riempire di muschio e poi questo muschio, l'acqua che si sciolse dalla neve, incominciò a irrorare le terre e queste terre incominciarono a far rifiorire i fiori, l'alberi, la savana, l'alberi, tutta l'alberi, la savana, la savana, la savana, la foresta fino a me. E piano piano, in mezzo a sta savana, sono usciti i sorci. Sei sorci che escono un po' così, che i sorci escono con 10 regali. Avevano fatto una fiata dei de ragazzini. Intanto lì sotto dice: ma quello infatti sta sempre a scavare per fare le camerette. Dice: qui faccio una camera per mia figlia, qui faccio una camera per mia figlia, qui faccio una camera per mia figlia. E questa tutta una vita fai camere. Quanti case? Infatti la moglie dice: oh, e basta, e va a lavorare, va a giocare, vai al biliardo, esci fuori da casa, non gliela faccio più. Ma io sorcio, so. Insomma, fatto sta che la popolazione aumentò e dopo questi sorci incominciarono a sortire fuori anche i mammiferi. Cioè i mammiferi arrivarono nell'evoluzione degli animali per ultimi. E nell'evoluzione dei mammiferi gli uomini furono l'ultimo stadio. Cioè noi allo stadio siamo arrivati ultimi. La partita era già iniziata, la partita della...